Guardate qui che spettacolo, ragazzi, mamma mia. Guardate qui che spettacolo, ragazzi. Vedete com'è? Mamma mia, ragazzi, guardate qui, ragazzi. Questa Napoli costa 25 euro al chilo, costa un botto, ma a casa con 7-8 euro di ingredienti la fai semplicemente. Oggi crostata babbaiola, detta anche crostata al limone. Adesso lo zio vi fa vedere come avere una frolla perfetta. 400 g di farina 00, questo è molto importante. Il burro deve essere freddo da frigo, specialmente nei periodi che fa più caldo. Io questo video lo pubblicherò anche in inverno, però questa cosa ve la voglio dire perché quando inizia a fare caldo il burro si scioglie subito, quindi deve essere plastico, non sciolto. Le uova, cosa molto importantissima, le uova vanno pesate. Qui abbiamo due uova più un tuorlo, sono 120 grammi, perché siccome ho delle uova piccole da 50 grammi, ho fatto due uova più un tuorlo. Casomai voi avete le uova grandi, quelle da 60 grammi, mettetele solo due. Basta che raggiungete i 120 grammi di uova. Sono 130 grammi freddo da frigo, vi raccomando. Poi mettiamo 110 grammi di zucchero semolato all'interno, così. Mezza puntina di cucchiaino di sale. Una bustina di vanillina e limone grattugiata. E adesso andiamo a far diventare, vedete, plastico questo burro. Questo punto, quando vediamo che il burro, vedete, plastico, bello morbido, aggiungiamo le due uova e il tuorlo. Piano piano andiamo ad aggiungere la farina, andiamo a strizzare. Vedete? La babbaiola nasce a Posillipo, a Napoli. Una signora chiamata Babbaiola, la babbaiola perché era bravissima pasticcera a fare i babà, quindi la chiamavano la babbaiola. E un giorno inventò questa ricetta, che è una specie con gli stessi ingredienti avanzati di una pastiera. Fece questa crostata con ricotta senza grano, perché aveva finito il grano. Fece questa pastiera con ricotta, limone e crema pasticcera. Anziché rimettere il grano, decise di miscelare la crema pasticcera con la ricotta. Vedete, quando utilizzare la planetaria diventa granuloso, sabbioso, così l'impasto, vi fermate e continuate a mano. Così con il calore delle mani si scioglie man mano il burro, prende il colore delle uova e diventa liscio e omogeneo. E andiamo a prendere tutte queste bricioline, facciamo attaccare man mano con il calore delle mani, si scioglie il burro. Guarda com'è bello questo impasto, è veramente spettacolare. Ah, non lo posso dire più spettacolare, mi ero dimenticato, una signora sotto a un video ha detto che io dico continuamente spettacolare ed è snervante, quindi non dirò più spettacolare, casomai dirò concerto. Guardate che concerto, ragazzi, questo è un bel concerto. Mettiamo questo impasto che è sconcertante, mettiamo questo concerto nella pellicola. Adesso questa io la farò il giorno prima, metterò in frigo fino a domani, però voi tranquillamente potete fare questo impasto anche 2-3 ore prima, lo mettete in frigo 2-3 ore a riposare. Facciamo questa fantastica crema pasticcera, 100 g di zucchero semolato, 45 g di amido di mais, maizena, e iniziamo a mescolare. Per tutti i professori che sotto ai miei video dicono che io gratto l'alluminio e troviamo l'alluminio nella crema pasticcera, questa qua è rivestita in gomma. Fatto questo appunto, vedete, mescolati per bene, andiamo ad aggiungere 5 tuorli, subito li dobbiamo mescolare, altrimenti si secca tutto. Otteniamo un bel composto liscio, non aggiungiamo il latte tutto in una volta, qui abbiamo 500 ml di latte, andiamo ad aggiungere il latte a poco alla volta, così a filo, vedete, tutto sciolto, tutti i secchi. Lo possiamo aggiungere tutto quanto. Poi ci spostiamo sui fornelli, le bucce di limone all'interno. La fiamma bassiamo al minimo, così rilascia pian piano tutto l'aroma del limone. Ovviamente qui abbiamo mezzo limone premuto per dare un gusto più deciso del limone, perché la ricetta classica prevede la crema pasticcera al limone. Ed è quando il latte inizia a fumare, così andiamo a rimuovere le bucce di limone che hanno fatto il proprio lavoro. Si andano ad addensare, quando inizia il punto di fumo, significa che la crema pasticcera si inizia ad addensare. A questo punto spegniamo il fuoco, vedete? Senza grumi, su un goccino così, in modo che andiamo ad aromatizzare questa crema pasticcera al limone. Appena appena possiamo aggiungere un altro pochino di limone, quindi voi aggiungete limone man mano, quando sentite il giusto sentore del limone in questa crema pasticcera vi fermate.
Guardate questa crema pasticcera come è spettacolare, ragazzi. Andiamo a prendere per bene tutta. Ma che abbiamo fatto? La maionese, guardate qui, ragazzi. Il giusto colore, vedete, quando mettete le dosi giuste, viene anche un bel colore della crema pasticcera. Questa pellicola a contatto, vedete, così. E adesso mettiamo in frigo tranquillamente fino a domani assieme alla pasta frolla. Allora, il giorno dopo, buongiorno, qui abbiamo due ricotte da 230 grammi, 460 grammi di ricotta. Potete prendere anche 500 grammi di ricotta, questa è ricotta vaccina. La ricetta classica prevede la ricotta di pecora, ma io non l'ho trovata. Quindi andiamo a mettere 150 grammi di zucchero semolato all'interno. Iniziamo a mescolare. Aggiungiamo un uovo intero, così. E continuiamo a miscelare il tutto. Assorbito quest'uovo all'interno della ricotta, vediamo un pochino di crema pasticcera. Questa qua ovviamente è fredda da frigo, adesso si è indurita un pochino. Aggiungiamo in due step questa crema pasticcera, l'uovo e la ricotta e lo zucchero. Fa sciogliere anche questa crema pasticcera, la fa amalgamare per bene. Altro restante di crema pasticcera. Andiamo a mescolare per bene. Un altro poco di buccia di limone, ragazzi, il limone si deve sentire. Ovviamente man mano che grattugiamo solo il giallo della buccia del limone, girando man mano il limone, così. E continuiamo a mescolare il tutto. Adesso mettiamo questa crema così come sta in frigo, perché questa deve essere bella fredda da frigo per evitare il gonfiamento in cottura, come si fa con la pastiera, per non rompere la griglia sopra che andremo a fare con le strisce. Quindi mettiamo in frigo, nel frattempo stendiamo la pasta frolla. Abbiamo cacciato dal frigo 10 minuti prima un pochino questa pasta frolla, perché adesso è indurita. Quindi andiamo a lavorare un pochino con le manine, in modo che con il calore delle mani, vedete, si scioglie e diventa plastico il burro all'interno. Stenderla tranquillamente, vedete? Iniziamo a stenderla. Così, facciamo prima delle pressioni, cominciamo a stenderla tutta. Andiamo a bucarla sotto. E poi, se non avete questo qua ve lo dovete comprare assolutamente. Se non avete questo, potete bucare tranquillamente con una forchetta. Stampo da 30 cm. Non c'è bisogno di imburrarlo, perché la frolla contiene molto burro in cottura suda. Andiamo adesso a mettere nello stampo. Combaciare per bene questa frolla. Adesso prendiamo il mattarello, andiamo a eliminare la parte di fare le strisce sopra. Andiamo a mettere tutta la crema all'interno della crostata. Prendiamo il panetto delle strisce per fare le strisce sopra, con l'impasto avanzato. Facciamolo bello spesso, così vedete, almeno un centimetro e mezzo, due centimetri. Andiamo a tagliare dei filoncini di impasto, così. Andiamo a livellare per bene questa crema. Queste spaccature qui, queste qui si spaccano, quindi cerchiamo di eliminarle e cerchiamo di prendere la striscia che è più liscia e omogenea. Vedete? Così. La mettiamo sopra appoggiata, così. Così. Adesso facciamo sempre una bella griglia da crostata. Ed eccola qui, guardate in tutto il suo splendore. 190 gradi, termoventilati, parte proprio per terra al forno, così. Proprio per terra al forno a 190 gradi per circa 20-25 minuti. Poi dopo la spostiamo nella parte centrale e facciamo un'altra cottura da 20-25 minuti, per un totale di cottura di 50-55 minuti, massimo un'ora. Il vostro forno magari è più vecchiotto e magari ci vorrebbe un'ora. Cottura a 190 gradi termoventilata oppure 200 gradi statici per 45-50 minuti. Questa pasta frolla che è avanzata, mettetela in pellicola congelata e la prossima volta la potete usare casomai sulla crostata vostra, si rompono le strisce, non riuscite a fare le strisce perfette, oppure volete fare dei biscotti, volete fare un'altra mini crostatina piccolina. Giusto dopo 20 minuti la mettiamo nella parte centrale del forno. Sono 3 minuti allo scadere dei 50 minuti, ma questa qui già è cotta, ragazzi, guardate qui com'è bella questa crostata. Si è gonfiata un pochino, adesso lasciamola raffreddare, che questa qui adesso si sgonfia e si deve raffreddare completamente per toglierla dallo stampo. Ecco qui, è bella raffreddata. Adesso andiamo a metterla nel piatto.
Voilà ragazzi, guardate la cottura sotto, è spettacolare. Adesso andiamo a capovolgerla in un altro piatto senza farla cadere, sto anche scivolando, vedete? Ragazzi, vedete in tutta la sua forma, questa è veramente un concerto, perché spettacolare non lo posso dire, perché la signora ha detto che si snerva quando sente spettacolo sotto i miei video. Però ragazzi, questo è veramente uno spettacolo, veramente, guardate qua, guardate. Mettiamo lo zucchero a velo sopra. Siamo pronti per l'assaggio, ragazzi. Guardate qui che spettacolo. Mamma mia, ragazzi, guardate qui, ragazzi. Guardate com'è bella. Guardate qui, ragazzi, mamma mia. Allora, mettiamo parcheggiare un attimo questa qui e andiamo a fare la prova dell'assaggio. Andiamo a vedere, ragazzi, guardate qui, ragazzi. Mamma mia, guardate qui ragazzi, guardate, mamma mia, bella, bella, morbida e soffice. Condividete questo video così mi aiutate a crescere e ve ne sono molto grato. Se non mi seguite, seguitemi perché lo zio vi svela un sacco di trucchetti. Lo zio vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video con la babbaiola. Spettacolare.